giocarono appunto rappresentanti di tutto il resto del mondo, e fu la prima volta che Boniek ricevette gli applausi. Gli applausi che adesso sentite sono rivolti a Michel Platini. Per lui ci sono anche degli striscioni: grazie per quello che hai fatto per noi, per quello che ci hai fatto vedere. Michel Platini, che ha segnato un'epoca del nostro campionato e sarà il capitano della squadra del resto del mondo. Il clima che vige sul campo, graduatorie di merito per quell'epopea, non è davvero... No, anche perché consentì a Tardelli di assumere una posizione più avanzata e quindi a favorire anche i gol di Rossi in quel girone di... Quantunque sia stato lusingato dell'offerta, lo stesso Cabrini abbia con l'esterno a cercare Platini, sempre quando fu ammessa al girone di Barcellona. D'altra parte non aveva niente da perdere, perché nobilmente disse: beh, era un pallone, c'era scritto soltanto, fece per noi un accanito e autorevole tifo. Pimpanti, forse più determinati, più pronti fisicamente i giocatori del resto del mondo. Sì, ancora tra di loro. Vediamo Platini. E si dice che abbia anche così una speranza di venire a giocare nel nostro campionato. Sì. Ottima intanto questa azione. Tentano il triangolo come ai vecchi tempi. Il lancio di Causi è stato fermato da Junior. Ancora Platini, saltato con Lovato. E ci sanno fare, si vede subito, anche se il clima naturalmente, come ripetutamente sottolineato, è quello delle amichevoli, il ritmo è molto blando, però ci sono dei tocchi morbidi che veramente lasciano intendere come stiamo vedendo all'opera dei grandi campioni del recente passato. Facendo di ricevere la palla, invece Tarantini la mette di testa fuori, Platini. Okay. Leo Junior. Platini. Molto bello. Non era ovviamente bardo di Cabrini per quello argentino. E dove va? Via bene Platini. Ed è tornato. Avete visto il gesto affettuoso poi tra i due. Ecco intanto Didi Boniek. Altro pazzerellone del calcio. Ecco la sua caratteristica andatura. Dai in mezzo a cercare ancora l'amicone Zibi Boniek. Blocking la finta, Platini, splendida intesa. Pallonetto e gol, molto bello, molto bello di Blocking. Molto bello, molto grande bello. Azione. Anche l'azione, sì. Blocking va a ringraziare Platini. Ecco che rivediamo, Platini, vedete, questo è proprio genio istintivo. Il triangolo per il pallonetto. E Galli che non può nemmeno abbozzare la parata. D'altra parte, se fosse uscito sui piedi avrebbe tirato in un altro modo. Chissà se tra i tanti applausi torinesi Blocking è affidato a Causio. Causio cerca la... Invita Platini a una lunga rincorsa del portiere belga. Ecco Platini. Ha restituito il lancio lungo del Milan, mette fuori Breitner, intanto ha effettuato il traversone, ha ribattuto, insistono ancora i giocatori del resto del mondo. Ancora Kempes, tocca verso Blocking, Platini, questo tira, va di fatti a calibrare, a respingere, bel tiro di Platini, rivediamo. E Platini ama dire che abbiamo superato la mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 1-0. Di raggiungere la palla. Ancora adesso però che siamo un po' scoperti all'indietro, Platini. Platini non aggancia, ma alle spalle spunta Breitner e la palla rimane al resto del mondo. Bellissimo Platini, Falcao. Vai. E fuori gioco di Falcao. Platini. Falcao. Platini. Allora, di quella che procurò il terzo gol a Madrid di Altobelli. Platini.
Platini, anche lui prova il pallonetto, mentre Falcao, che era smarcato sulla destra, si è un po' lamentato per non essere uno splendido anticipo di Förster. E Rossi anche nel momento in cui è lanciato De Kempes. Platini recupera ancora Tardelli. Junior chiama in avanti Platini. Platini finta su Graziani, triangolo con Blokin, Platini, Breitner, tiro di Breitner. Il secondo tempo inizia in questo momento con la stessa formazione del primo. L'unico gol della partita fino a questo momento. Ecco il cross di Blokin, indietro Boniek, tiro di Platini ed è il secondo gol. Splendida l'azione, Platini porta a due i gol del resto del mondo. Rivediamo l'azione, ecco il cross di Blokin, il colpo di testa di Boniek che serve all'indietro Platini, precisissimo il rasoterra il suo tiro. L'intesa Boniek Platini si è ancora Cao, ha intercettato l'azione dei nostri. Scirea è stato controllato irregolarmente da Kempes, c'è calcio di punizione, altra sostituzione, mente più precaria. E d'altronde mi pare evidenziato anche da queste prime fasi della ripresa come quelli da ripresa fra di loro, dovuta, come sempre accade nel calcio, alla presenza da consumato attore. Il bello è che molto spesso queste scene le fa anche nelle partite ufficiali. Intanto c'è un altro nei pressi, ma è Conti che imposta nuovamente per gli azzurri il pallone. Come avete sentito, gioca tuttora nelle file del Malaga, il colpo di tacco di Junior, mentre Junior ora l'impostazione per il resto del mondo. Platini, Boniek, Breitner, quest'altro di Juanito, la palla è per Platini e vedete ancora un delizioso movimento, e per Juanito il colpo di tacco, Kempes il recupero poi. Mentre vedete che aveva subito traversone dalla parte opposta, Juanito, Platini, Juanito, tutto di prima, va al tiro Juanito, poi Blokin, Juanito, gentile, dimostrando sul campo gli avversari. Platini, ecco, non toccava un pallone da 5 minuti, ma chiamato da Blokin che ha dato a crolla Platini, l'arresto di Platini, Boniek e Platini. Beh, direi che per quello che vale il vantaggio se lo merita il dribbling, e poi ha infilato, mentre vedete Pfaff con Platini. Mettiteci tu in porta. E adesso c'è Platini che va in porta e fa che gioca fuori, però Platini non ci sta. La doppia parata di Pappa. Un giocatore intervistato da te durante l'intervallo ha detto: l'importante è divertirci e far divertire. Io credo che tutto scopo è stato raggiunto a pieno. Il fallo è stato di Bernd Förster su Scirea. E qui vediamo a chi tocca il rigore. E qui dovrebbe tirare Cabrini. Dovrebbe tirare per far dimenticare quel rigore tirato fuori a Madrid. Pappa va in porta. Dopo aver nuovamente tentato Cali e Rossi sul rigore per i campioni di Michelotti, l'arbitro che comanda il calcio di punizione. Ci stanno all'eventuale pareggio o no? Croll Platini. Platini. Juanito, Platini. Carambola su Scirea, ancora Platini. Pallonetto in profondità, ribatto, vuoi mettere quel gol con questo, però effettivamente quando si gioca poi bisogna cercare di dare sempre il meglio. Manca anche nel calcio di punizione per il resto del mondo, battuto da Breitner, Platini
blocking sulla sinistra, riceve, di intervenire e fare. Ecco Platini. Pallone, c'è Platini sulla destra, gli si avvicina a Causio. Breitner, Schioranier, da Breitner, Breitner tra Michel, verso Junior, esce Tacconi, la palla è... Sbroglia ancora Tarantini. Anche Tarantini ha giocato molto bene, eh? Ma... è gentile, tenta di servirlo, ma viene bloccato da...